Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, alla ricerca del bello che non passa mai più, più, più. Qui con voi Gipo Montesanto. Oggi in studio Don Fortunato Di Noto dell'associazione Meter. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Buongiorno e bentornati a Per una gioia più grande. Oggi abbiamo con noi un super ospite, Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, da molti anni in prima linea nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Buongiorno Don Fortunato. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie a te, sempre gentilissimo, è veramente un grande regalo che ci fai ad essere qui con noi. Raccontaci un po', cos'è l'associazione Meter? Com'è nata? Quando è nata? Beh, Meter nasce quasi 30 anni fa. E nasce in una parrocchia di periferia della città di Avola, in provincia di Siracusa, in Sicilia, della diocesi di Noto. E da lì, o forse per sensibilità personale, o perché Dio si era stancato di ascoltare il grido dei bambini abusati, e allora mi dava opportunità, l'occasione di poter incontrare i bambini che venivano abusati, e soprattutto legati anche al mondo di internet. Cioè, voi tenete conto che negli anni 90 internet era all'inizio, e io mi sono imbattuto in delle immagini, e da lì mi sono posto la domanda: queste saranno le mie periferie digitali? Sì. E da lì ho iniziato a lavorarci sopra per cercare di strappare, per quanto mi è stato possibile, ecco, bambini da questa schiavitù sessuale e da questo fenomeno che allora non se ne parlava completamente, anzi mi guardavano un po' con occhi un po' sospetti, anche la Chiesa, devo essere onesto. Sì, mi ricordo. Stavo parlando 30 anni fa. Poi invece poi, ecco, gradualmente, piano piano, lentamente, ecco, Meter dà delle risposte concrete attraverso i centri di ascolto, attraverso l'accoglienza delle vittime, attraverso il monitoraggio della rete, l'educazione, la prevenzione nei confronti dei bambini. Ecco, da una piccola comunità come la parrocchia del Carmine ad Avola è diventata poi una vera e propria missione pastorale, perché di questo si vuole trattare, perché questo è il pastorale, il contatto con la gente, con le persone soprattutto ferite che hanno bisogno di cura. Certo, assolutamente. Don Fortunato, tanto per far capire meglio ai nostri ascoltatori, ci dai qualche numero? Perché io penso che qui stiamo parlando di numeri impressionanti da un certo punto di vista, non sono numeri bassi. Sì, i numeri veramente la dicono lunga per quanto riguarda il problema dell'abuso sessuale su minori. Do un dato europeo, ad esempio. In Europa ci sono tra i 18 e i 19 milioni di minori abusati sessualmente. Basti pensare soltanto alla Francia. La Francia in un anno ha registrato 3.500.000 bambini e minori abusati, quindi al di là del fatto dello scandalo nella Chiesa, che ahimè colpisce tutti, e dobbiamo reagire in maniera degna affinché questo non accada mai più, sempre rispetto alle vittime, qualunque vittima sia. Okay. Allora, se poi lo amplifichiamo per quanto riguarda il mondo, su 2 miliardi e 300 milioni di minori nel mondo, più di 1 miliardo e 400 milioni sono vessati, maltrattati, abusati, violentati, e soprattutto le bambine, ma anche i bambini maschietti, voglio dire. Certo. E poi per quanto riguarda internet, e noi produciamo il report ogni anno, che vi invito, se qualcuno lo desidera, ad andare a spulciare, perché sono anche informazioni molto utili alle famiglie per contrastare questo fenomeno. E beh, lì si perde veramente di vista ogni numero, perché essendo un fenomeno globale, poi in tutti questi anni
probabilmente mi posso sbagliare, abbiamo segnalato più di 60-80 milioni tra video, foto, che corrispondono a milioni e milioni di bambini che vanno da età da piccolissimi, cioè quindi stiamo parlando neonati fino sì. a 12 anni, perché questa è la fascia dove i bambini vengono preferiti dai pedofili. Forse quello che più colpisce, magari a me particolarmente, perché anch'io sono padre e queste cose ti toccano nel profondo, però si parla anche di infantofilia, no? Giusto, Don Fortunato? E sarebbe proprio... Sì, sono... Io capisco che anche coloro che ascolteranno queste mie parole, che sono parole sì. sempre di speranza, certo. è vero, noi dobbiamo saper denunciare, la cosiddetta denuncia profetica evangelica, dobbiamo dire le cose, ho immaginato in questi anni i vibranti appelli di Papa Francesco, che non è solo rivolta al popolo di Dio, dove tutti i battezzati sono chiamati a dare un loro contributo contro questi fenomeni aberranti, quasi veramente a livelli ecco, di una indicibilità di cui noi non abbiamo magari contezza. Allora dobbiamo reagire, perché l'abuso è abuso, l'abuso è, come ha detto Papa Francesco quando ci ha incontrato il 15 maggio scorso, c'era anche presente il Cardinale Lo Iudice, mio caro amico, e dove lui stesso, Papa Francesco, al di là che ci ha detto che quando non c'era nessuno c'eravamo noi, siamo una casa accogliente, premurosa, però è anche vero che ha detto che è un abuso, un omicidio psicologico. Certo. Ecco, di fronte a questi fenomeni dobbiamo saper reagire bene. Don Fortunato, io ho visto che sfogliando così brevemente il profilo Instagram dell'associazione Mater, che invito tutti a visitare, a frequentare, così come il sito dell'associazione Mater, associazionemater.org, ho scoperto che hai curato un libro molto interessante che si intitola Bambini e tecnologia, tra studi empirici e laboratori educativi. Penso che lì ci siano anche degli aiuti alle famiglie, no? Delle risposte su come fare a salvaguardare i bambini anche da questi pericoli. Sì, quel libro è il frutto di un grande lavoro che abbiamo fatto mettere con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Catania, con il professore Di Nuovo, che abbiamo elaborato veramente e soprattutto analizzato scientificamente parlando tutti i risultati di un'indagine che abbiamo fatto proprio tra i bambini e gli adolescenti. E poi in quel contesto di libro, che è un bellissimo libro anche che può essere adottato nelle scuole, in sì. famiglia, nelle aule catechistiche, ecco, ci sono degli aspetti di laboratorio dove aiutiamo i bambini anche con i fumetti, con il gioco, con un lavoro veramente di empatia nei confronti, ecco, della riscoperta di sé, della sicurezza anche online che bisogna avere, ecco, dove attraverso anche questi laboratori a fumetti e non solo a fumetti, ecco, riusciamo ad andare al cuore della questione. Ecco, un libro Bambini e Tecnologia edito da Controvento, sì. basta digitare, ecco, questo Bambini e Tecnologia, e sicuramente chi lo avrà tra le mani, ma sta avendo un discreto successo da questo punto di vista, ecco, si può veramente contribuire alla prevenzione e all'informazione. Del resto questo è il percorso giusto che dobbiamo sempre avere affinché nessun minore accada nella trappola emotiva, nella trappola dei social network, nella trappola, ecco, dell'adescamento, nel rispetto di sé e degli altri. Ecco, io credo che possiamo fare noi la differenza, e la differenza si fa anche attraverso questi strumenti. Certo, assolutamente. Potete trovare questo libro anche su controventoaps.org, in vendita online per chi desidera acquistarlo. Don Fortunato, io continuerei a parlare con te per ore e ore, perché gli argomenti sono veramente tantissimi e interessantissimi, e se mi posso permettere una parolina, sono cose di cui non si parla, a volte non si vuole nemmeno parlare, no? A te è capitato sicuramente. Sì, non si vuole parlare perché certo sono cose molto delicate, molto pesanti, quasi quasi arriva una specie di narcotizzazione, come se uno certo. si paralizza, però io credo che più parliamo in maniera però equilibrata, serena, senza creare certo. assolutamente nessuno scandalo, sicuramente favorirà la salvezza di qualcuno. Noi
non ci risparmiamo mai, neanche durante il lockdown, nell'informare la gente, nei convegni, negli incontri, nelle scuole, nelle parrocchie, nei seminari, la formazione di sacerdoti, dei religiosi. Io è bellissimo pensare che sono andato anche a fare la formazione alle suore di clausura, ecco, parlare di questi argomenti alle suore di clausura, veramente questo ci dà un bel esempio, certo, da questo punto di vista. Certo, quindi, assolutamente. Parlarne fa sempre bene, parlarne fa sempre bene. Certo, grazie Don Fortunato. Come a tutti gli ospiti ti chiedo se vuoi farci ascoltare una canzone che ti è particolarmente cara. Sì, preferirei in questo contesto di far ascoltare la canzone di Battiato, La cura, ecco. Bellissimo. Credo che quello ci riporta veramente al senso di quello che ho detto. Bellissimo, uno dei miei autori preferiti e una delle mie canzoni preferite. Allora ascoltiamo insieme Franco Battiato, La cura. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trave d'un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Thank you.
Bentornati a Per una gioia più grande, oggi in studio con Don Fortunato di Noto dell'associazione Meter. Grazie a Don Fortunato per questa canzone bellissima che ci hai fatto ascoltare, ma come mai l'hai scelta? Perché quando penso alla cura, penso quanto Dio ha cura dei suoi piccoli, dei suoi prediletti, dei suoi deboli. Credo che noi dobbiamo avere questo atteggiamento estremamente disponibile, ecco, nei confronti di coloro che sono feriti. E pensavo ad una bellissima frase, sempre in merito alla cura, che noi siamo in fondo pescatori di luce nel cuore profondo, oscuro dell'uomo. E allora probabilmente se noi ci mettessimo in questo atteggiamento di cura, probabilmente qualche speranza ancora in più potremmo darla, alla luce ovviamente di Gesù Cristo, morto e risorto, nostro Redentore e Salvatore. Lo dico perché sono prete, ma lo dico anche perché sono uomo. E quindi la cura ne vale la pena, perché Gesù Cristo cura molto la mia vita e la vita degli altri. Grazie, grazie Don Fortunato. Io ti saluto e ti ringrazio anche a nome di tutti gli ospiti che ti hanno ascoltato e che ti ascolteranno, e ti invito a gridare insieme a me per una gioia più grande. Grazie Don Fortunato per la tua partecipazione. Se vuoi salutare i nostri ospiti. Grazie a voi, a tutti, vi benedicono con tanto cuore e speriamo di poterci riascoltare e risentire. Che poi vi chiudo con una piccola chicca: forse non sapete che Don Fortunato è più toscano di me, perché lui è cittadino onorario della città di Firenze, vero Don Fortunato? Sì, questo è un grande privilegio, una grande gioia, perché sono pochi i cittadini onorari di Firenze e io rientro in quella bellissima città. E quindi sei toscano anche tu, insomma. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima puntata, arrivederci. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's been emotional.